Carosino, provincia di Taranto, decima edizione del Festival di Primavera, un evento organizzato dall'Associazione di Promozione Sociale Fucarazza. Beh, è un evento che abbiamo voluto, sul quale abbiamo voluto, ci stiamo soffermando perché è uno di quelli che davvero promuove il territorio e fa sì che certe tradizioni vengano riscoperte ogni anno. È un modo di far crescere la comunità ionica, intesa ovviamente in senso lato. E allora intanto ora cercheremo un po' di raccontare la storia di questo festival, come si è sviluppato e come stasera, che è la serata conclusiva, si snoderà. E quindi ho al mio fianco Cristiana Gigantiello, che è appunto la segretaria dell'associazione e portavoce, mi correggono giustamente, dell'associazione Fucarazza. Allora, intanto siamo alla decima edizione, parliamo di questa, della storia di questo evento che è Festival di Primavera. Primavera, certo. È una, questa iniziativa nasce dal desiderio di un gruppo di amici di realizzare qualcosa che fosse di alternativa alla solita uscita serale del sabato sera, eccetera, e soprattutto un modo diverso di vivere la comunità e il paese. Quindi è nata con un piccolo fuoco realizzato nei pressi dell'abitazione di uno dei soci e, vista l'affluenza, col passare degli anni ci siamo trasferiti. Ecco, mi tolgo una curiosità, anzi toglimi, diamoci del tu. Certo. Benissimo, Fucarazza, che significa? Fucarazza. Fucarazza nel nostro dialetto è proprio la pira, il fuoco. Il fuoco, certo. E noi abbiamo voluto riprendere questa tradizione, che comunque è pagana, quindi non è legata alla tipica focara di San Giuseppe, con la quale talvolta viene anche confusa. È un rito pagano che noi abbiamo voluto recuperare, attraverso il quale si brucia idealmente tutto ciò che di negativo è avvenuto durante l'inverno. E ci si affaccia alla primavera, quindi è una festa di accoglienza. Quindi spaziamo, bruciamo i vecchi ricordi, le sofferenze, quando si parla di inverno si intende come un qualcosa di pesante, quindi ci si apre, ci si schiude alla nascente primavera. Alla primavera, certo. E all'interno del nostro evento e rituale, infatti, c'è anche quella che noi chiamiamo la veglia del morto, che avviene qualche giorno prima dell'accensione. Noi realizziamo un pupazzo al quale diamo appunto il nome di qualcosa che di negativo è successo durante l'inverno, per cui noi realizziamo questo pupazzo che poi viene portato in corteo, issato sulla Fucarazza prima dell'accensione e quindi sacrificato. Sì, diciamo il capro espiatorio di tutti i mali. Idealmente, ecco. Idealmente, certo. Un evento, anzi una pluralità di eventi che si sono snodati per una settimana. L'evento conclusivo, quindi l'accensione, doveva venire sabato scorso, sabato 13, poi c'è stata Pasqua. Diciamo che il tempo inclemente ha fatto sì che quest'anno l'evento slittasse. Però c'è stata tutta una settimana piena. Molto intensa, perché comunque questa è la decima edizione e volevamo festeggiarla con tutti gli onori del caso. E quindi abbiamo realizzato questo festival che durante la settimana che precedeva l'accensione ha visto una serie di piccoli eventi all'interno di quello più grande, legati a tutte le attività che noi... Alla manualità, l'arte. Anche, ma tutte le attività che noi normalmente svolgiamo durante l'anno, quindi i corsi di fotografia, i corsi di teatro. Cucina proprio. Cucina, anche perché ci sono stati tre laboratori di panificazione, pizza in pala e panzerotti, comunque curati da un panificatore di professione, eccetera. E, letture, reading di poesie con l'evento finestre,
il momento di coesione con l'associazione Babele, che appunto si occupa degli immigrati, quindi abbiamo avuto il momento del rito del caffè con Zeghe, mostre di fumetti, tutta una serie di eventi che ha coinvolto la comunità. E ora passiamo, eccolo qui al mio fianco, poi c'è il presidente che è un po' timido e non vuol parlare, molto timido, e quindi diamo la parola a un altro dei componenti dell'associazione Fucarazza, che ne è stato proprio il fondatore, è uno dei fondatori. Mi riferisco appunto a Nicola Sibilla. Allora, questa sera, che è sabato, vediamo come si svilupperà. Mentre noi stiamo realizzando queste interviste di presentazione dell'evento clou che sarà l'accensione, intanto c'è già il teatrino dei burattini per la gioia dei più piccoli. Sì, siamo arrivati alla serata conclusiva appunto di questa decima edizione del festival, che appunto si conclude stasera. In questo momento c'è in corso il Teatro dei Burattini proprio per i più piccoli. Diamo ai più piccoli la possibilità di divertirsi, di uscire dalle case finalmente dopo un inverno chiuso al freddo, quindi di svagarsi. Dopo partirà il corteo, che girerà per alcune vie del paese con appunto il morto, come diceva Cristiana, e poi verrà poi portato qui sulla Fucarazza, e ci sarà il momento dell'accensione intorno alle 21. E poi a seguire il momento musicale. Il momento musicale. Chi si esibiranno? Si esibiranno due, un gruppo folk sul palco e poi Storytellers. Sì. E poi a seguire, vicino al fuoco, ci saranno i We Are, sì, un altro gruppo musicale molto, molto bravi. Bene, del nostro territorio. Finisce qui perché ha trovato la parola il presidente. Come ti chiami? Pier Giorgio, buonasera. Avete visto, abbiamo... finisce qui. Ma non finisce qui perché poi possiamo parlare, sennò poi abbiamo rotto l'incantesimo. Alle 4 poi ci incontriamo davanti al fuoco per fare una passeggiata tra le campagne. 4 di mattina. Sì, alle 4 di mattina. Facciamo nottambuli. Sì, esattamente, la festa non deve finire mai. Quindi ci troviamo qui alle 4 davanti al fuoco, facciamo una passeggiata tra le campagne di Carosino per arrivare poi a una masseria storica, la masseria di Musicuro, e lì ci sarà un concerto all'alba a sorpresa. Bene, e allora iniziamo questa serata e gustiamoci il Teatro dei Burattini. Bambini, avete visto un calzino puzzolente? Dov'è? Non riusciamo a essere educati per vedere uno spettacolo? Forza che ce la facciamo! Un po' di educazione non fa mai male, è alla base per poterci divertire, o no? Non voglio esci rilevato! Vieni qua, disgraziato! Vieni qua, ti prendo! Vieni qua! Ti acchiappo, eh! Si sta snodando il corteo, la banda, per le vie per alcune delle vie del paese. No, è il Carnevale di Satriano, che è un altro rito che noi siamo andati a recuperare dalla Basilicata. Rito anche questo pagano, legato appunto all'inverno e al passaggio delle stagioni, quindi dall'inverno alla primavera. Ci sono dei canti popolari che appunto inneggiano alla liberazione, diciamo, dall'inverno, nell'ottica di aprire il cuore, aprire le speranze alla primavera. Certo, è tutto basato su questo il nostro festival e il nostro evento. Aprirsi alla primavera, che poi simbolicamente vuol dire aprirsi alle novità, alla crescita. È una tradizione abbastanza radicata. Come l'avete riscoperta? Evidentemente in voi c'è una grande passione per le tradizioni popolari. Beh, la tradizione, imparare a conoscere le proprie tradizioni significa un po'... Vedete il nostro amico. Chi rappresenta lui? No, lui non parla. No, ma dico, cosa rappresenta? È una figura folcloristica della Basilicata. E comunque riscoprire le radici serve un po' a capire da dove si parte.
è un punto di partenza. Ecco a cosa serve, secondo noi, conoscere... Il nostro futuro passa attraverso il nostro presente e il nostro presente attraverso le nostre origini, attraverso la nostra storia. Sì, fondamentalmente il principio è proprio questo. Oltretutto le tradizioni ci fanno capire quello che è stato l'iter culturale anche della nostra società e quindi noi non vogliamo dimenticarle. Con tutto lo staff, con tutti i ragazzi di Fucarazza. E allora, davvero bello, si è acceso questo fuoco immenso e ho visto tutti i partecipanti abbracciarsi, un segno di festa, un segno di liberazione. Sì, è un'emozione unica, l'accensione è un bel momento, ce lo godiamo, grazie. Quanto ci avete messo per preparare tutto questo? Quattro mesi abbondanti, perché partiamo da dopo Natale fino ad oggi, fino una settimana prima, quindi quattro mesi abbondanti per la preparazione. Il forte calore del fuoco abbinato a un calore umano. Sì, è una bella emozione, poi vedere tutti questi ragazzi gioire è molto, molto bello, una bella serata. Ragazzi, e allora non è... Ecco... Ragazzi, non è una partita di calcio, però l'emozione, l'esultanza è la stessa. È bella questa emozione. È forte l'emozione, bella. È grande. Però ci dobbiamo allontanare perché davvero il fuoco diventa sempre più forte. Brucia, brucia. Però si arde di passione, si arde di tradizione. Ecco, davvero uno spettacolo favoloso. Allora, dici qualcosa. È stata una bella esperienza. Prima per te? Sì, la prima per me. Tu invece? No, io già partecipavo da piccolo, però quest'anno ho deciso di partecipare di nuovo. Sempre una grandissima emozione, soprattutto quando si accende. Il coronamento di tanto lavoro. Accende, passa la busca.
Eccoci con Cristiana Gigantiello. Beh, la festa ovviamente e l'evento è al suo culmine, il fuoco divampa e come dicevamo con altri colleghi, parlavamo con gli altri ragazzi, c'è uno spirito veramente di unione tra tutti i partecipanti, un amore per queste tradizioni, lo sottolineo di nuovo, questi ragazzi che si abbracciavano nel momento in cui le fiamme divampavano, beh, sembrava quasi un gol segnato. Beh sì, quello è il momento topico proprio, anche perché finché non esce la fiammata siamo tutti col fiato sospeso, per cui quando il fuoco prende, quindi la fucarazza prende fuoco, noi è il nostro momento di gioia perché è tutto il lavoro fatto durante l'anno. E i momenti difficili che ci sono anche perché comunque è un evento importante che noi organizziamo con le nostre sole forze e quindi sì, è un momento molto molto emozionante e anche commovente perché le lacrime scendono a noi ovviamente. Infatti quello, devo dire la verità, no? Un po' di emozione l'ho avuta anch'io, pur essendo diciamo estraneo, no? A questo suggestivo. Però vedere questi ragazzi che si abbracciavano, che quasi commossi tra di loro, è una cosa non comune, no? Anche un'immagine che spinge, che ci fa fare pensieri più grandi, quello appunto la tensione che deve esserci ad essere uniti, a unire le forze per superare le varie difficoltà che purtroppo la vita, la società ci riserva ogni giorno. Sì, ma infatti lo scopo della Fucarazza come associazione è proprio quello di dare ai ragazzi un'alternativa, di motivarli in qualcosa di più concreto che possa essere il telefonino, la discoteca, che per amor del cielo nulla da togliere. Però noi abbiamo lavorato tutto l'anno, con i ragazzi noi abbiamo passato dal periodo dell'Immacolata tutte le domeniche in campagna a raccogliere saramenti, anche quelli erano momenti di gioia, però questo è proprio il culmine, la realizzazione di un progetto. Vedo che le fiamme divampano e hanno ormai ridotto in cenere quasi quella che era la legna, il legname. Sì, perché poi alla fine sono saramenti, quindi facilmente. Sì, facilmente infiammabili e quindi comunque rimane poco, non sono come le focere che sono in giro, che durano anche magari una giornata, no, la nostra ha una vita breve, diciamo, nelle fiamme. Sono contento di aver scoperto questa tradizione, devo dire che io ne avevo sentito parlare, ma Molte volte ecco le coincidenze, ero su internet, su Facebook e mi ha colpito, poi ci siamo conosciuti e ripeto, io sono per la valorizzazione delle nostre risorse, delle nostre tradizioni, della nostra cultura, della nostra genuinità, perché Carosino come Taranto vuol dire calore, vuol dire famiglia. Sì, e poi nei paesi mantenere questa atmosfera di coesione, di intimità è molto più... Io dico di favola, al giorno d'oggi forse abbiamo bisogno di sognare con le nostre tradizioni. Sì, perché comunque noi vogliamo dare un'alternativa alle nuove generazioni perché non vadano via. E per quello è importante che comunque recuperino le loro tradizioni, per non perdere il punto da cui partono, per poi andare nel futuro, giustamente. Volevi aggiungere qualcos'altro? Sì, questo è il primo anno per noi, la nostra festa è patrocinata dall'amministrazione comunale di Carosino e anche ed è organizzata in collaborazione col CSV di Taranto. Noi finora abbiamo cercato sempre di farcela con le nostre forze per una questione di dignità, diciamo, personale, però effettivamente ci rendiamo conto che noi lavoriamo per la comunità. Ci devono essere le associazioni, l'unione delle associazioni, no? delle realtà ovviamente in unione con i soggetti istituzionalmente preposti. Certo, e il fatto che comunque questi due enti abbiano accettato
senza battere ciglio comunque la collaborazione e la partecipazione all'evento ci riempie comunque di orgoglio, perché vuol dire che credono anche gli altri, credono nel nostro progetto, non solo noi che lo realizziamo. Quindi una bellissima manifestazione, già magari ora ci si riposa, arriva l'estate, il riposo... Non mica tanto, noi abbiamo già eventi in programma per l'estate, quindi noi siamo sempre in fermento. E poi... ci sarà da pensare all'undicesima edizione della festa di primavera. Certo, fermarsi mai. Quella dodicesima, tredicesima. Ad maiora. Semper. Il fuoco divampa, però ormai ovviamente tutto il materiale ligneo va così bruciandosi e inizieranno tra un po' inizieranno i vari eventi musicali. Siamo infatti con gli Storytellers, un gruppo che, come dice il termine inglese, sono i cantori di storie. Vediamo il nostro amico munito del suo strumento, del suo attrezzo del mestiere, il violino. E allora parliamo, intanto presentatevi, come è nata questa vostra passione, cosa appunto questa sera ci offrirete. Buonasera a tutti, io sono Francesco Ciccone e Emanuela Cascianelli alla voce. Il gruppo per l'appunto prende il nome Storytellers, narratori, raccontatori di storie. E quale migliore occasione di un fuoco che divampa e di un passaggio di stagione in cui appunto dai cantori antichi agli aedi, ai tinker scozzesi si radunavano nei passaggi cruciali, nei movimenti per narrare le storie, e da questo spunto prende appunto avvio il nostro repertorio che si snoda soprattutto tra i repertori musicali delle regioni cosiddette celtiche d'Europa, passando dall'Irlanda, soprattutto la Galizia, la Bretagna, il nord Italia, fino ad arrivare appunto agli antichi cammini che univano e uniscono ancora oggi l'Europa. E anche noi, come la Fugarazza, compiamo 10 anni quest'anno, quindi festeggiamo. Io sono Manuela Cascianelli, la voce, poi abbiamo altri componenti che stanno sul palco, c'è Marcello De Dominicis che è l'altra voce, poi abbiamo il costruttore di Boran che è praticamente uno strumento tipico irlandese e appunto come lo vedete è... I tratti nordici ci sono tutti. E poi c'è Alessandro alla chitarra e all'armonica. Quindi diciamo siamo felici di essere qui perché è molto suggestivo ed è anche un modo per esorcizzare tante cose insieme.